nuove nella dotazione elettronica, riviste nelle sospensioni e aggiornate in molti particolari. Le nuove Tiger hanno sempre il 3 cilindri con 95 cavalli e un peso di poco superiore ai 215 kg, ma ora sono più sicure. Arriva infatti il Ride by Wire e porta con sé il controllo di trazione, le quattro mappe e i Riding Mode sulle versioni più ricche, chiamate XCX e XRX. C'è ovviamente l'ABS di serie, che si può disinserire per andare lontano dall'asfalto. Infatti della Tiger 800 esistono due versioni, la XR con cerchia a razze e ruota da 19 pollici e l'avventurosa XC che ha i cerchi a raggi e un anteriore da 21 pollici, perfetto per correre anche sulla terra battuta e sugli sterrati. La Maxi Enduro inglese è comoda per viaggiare, ma si muove alla grande anche in città. Il peso è contenuto e il raggio di sterzo la fa svicolare nel traffico senza paura. Il motore consuma il 17% in meno rispetto a prima, ma non ha perso la sua verve. È regolare in basso, riprende bene anche in sesta e poi allunga come un dannato fino a 10.000 giri. Le sospensioni lavorano bene e la frenata è sicura su ogni fondo. Tiger XR e XC, la prima più stradale, la seconda con un'estetica e un comportamento da vera adventure. Su strada regalano grandi soddisfazioni, fuori strada sanno ancora divertirsi. Prezzi da 10.390 euro.